Gianni, in Matera la cronaca ci racconta che molte volte purtroppo vengono cacciati uccelli di specie protetta. Voi cacciatori, almeno le associazioni venatorie, però ci tengono a precisare che il bracconaggio non appartiene ai veri cacciatori. Sì, senza dubbio, il vero cacciatore è un soggetto che innanzitutto per essere in possesso di porto d'armi deve avere una fedina penale illibata. Tante volte basta anche una semplice diatriba, voglio dire, con un vicinato per far sì che non possa avere il porto d'armi. E poi il vero cacciatore è colui che veramente ci tiene e difende la natura. Questi episodi che si sono verificati negli ultimi tempi, come sono stati riportati anche dalla stampa locale, sono fortemente condannati da tutte le associazioni venatorie, ma non da adesso, da sempre. Anzi, noi che, come dire, svolgiamo anche compiti, diciamo, di istruzione, prepariamo i giovani per fargli sostenere gli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, è la prima cosa che insegniamo a rispettare la natura e in particolar modo gli animali protetti. Voglio dire, ma è anche una questione di dignità personale, perché vedere un uccello come quello, un rapace, parliamo di falchi, nibi, poiane, che sono rapaci diurni, ma pure civette, barbagiani, che sono rapaci notturni, cioè sparare a un animale, diciamo, togliere la vita, ferire un animale del genere è una cosa veramente ignobile e indecorosa. E il vero cacciatore ci tiene a queste cose perché io penso che per il cacciatore la cosa più bella sia quella di osservarli, questi uccelli, di guardarli anche in natura quando passano. Io perlomeno per quanto mi riguarda, io non sono uno sparatore, cioè io mi diverto molto di più quando la mattina esco e li vedo passare, pure passano alti, ma li vedo, cioè sono felice, sono contento perché dico la natura comunque va avanti, insomma voglio dire, al di là di quello che si dice che sono in diminuzione e quant'altro, però capitano delle giornate particolari. Quindi davanti a questi episodi che noi condanniamo fortemente abbiamo deciso d'accordo anche con altre associazioni, io rappresento la Libera Caccia, ma anche l'ANU, la Federcaccia, abbiamo deciso di prendere una posizione netta nei confronti di queste persone. E a tal lupo voglio approfittare anche della possibilità che mi dà Nuvola TV per lanciare un appello a tutti i nostri associati, ma io parlo di tutti i cacciatori in genere. Se notate, se venite a conoscenza di episodi che portano, arrecano danno all'immagine della caccia e dei cacciatori, metteteci a conoscenza perché poi sapremo noi come agire nei confronti di questi personaggi. E voglio lanciare anche, diciamo, un avvertimento a queste persone che si macchiano di questi ignobili gesti. Da oggi in avanti non tollereremo più niente, non tollereremo e, come abbiamo detto già nel comunicato stampa che abbiamo fatto, ci andremo a costituire pure come parte civile nei procedimenti che verranno attuati nei loro confronti. Abbiamo già interessato i nostri organismi nazionali che ci hanno dato pieno appoggio con i nostri legali. Quindi è bene che si faccia attenzione a quello che si fa e, ripeto, rispettiamo la natura perché il vero cacciatore è colui che difende l'ambiente, ma innanzitutto rispetta la natura.